Bentornati sul canale Italia, oggi con le ultime notizie come emergono scottanti verità riguardo la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L'ex capitano della Roma fa un nome che lascia tutti di stucco. Francesco Totti ha finalmente svuotato il sacco riguardo la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Dopo quasi 20 anni d'amore e 3 figli, la coppia più amata e consolidata d'Italia si è detta addio lasciando esterrefatto tutto il mondo del gossip. In questi ultimi mesi Totti è stato paparazzato più volte con la nuova fiamma Noemi Bocchi e proprio tale vicinanza ha fatto credere a tutti che sia stato questo il motivo della fine del suo matrimonio con la Blasi. Per mesi è stata dipinta la conduttrice Mediaset come unica vittima di questa vicenda, imputando il capo d'accusa solo ed esclusivamente all'ex capitano giallorosso. Dopo mesi di silenzio, Totti è uscito allo scoperto e ha voluto dire la sua riguardo la separazione. Totti e l'intervista al Corriere. Chi è Alessia? Francesco Totti non ci è andato di certo leggero e attraverso le pagine de Il Corriere della Sera ha confessato la sua versione dei fatti. L'ex capitano della Roma ha ammesso di aver vissuto uno dei periodi più difficili della sua vita dopo l'addio al calcio, il Covid che l'ha colpito violentemente e la morte del padre. In tutte queste occasioni non ha sentito vicino a sé la presenza della moglie. A rincarare la dose su una crisi che stava per nascere, le voci che Ilary avesse un altro uomo, e non solo uno. Totti non poteva crederci ma notando che la moglie era sempre più distante e si intratteneva spesso a Milano, la fiducia ha iniziato a vacillare, tanto che ha cominciato a credere alle voci che gli erano giunte. Così, per la prima volta dopo quasi 20 anni, si è ritrovato a sbirciare tra i messaggi della Blasi e lì i dubbi si sono trasformati in una scottante verità. Ilary aveva un altro uomo e a fare da tramite tra lei e questo terzo incomodo c'era un'amica della conduttrice, la sua parrucchiera. Alessia Solidani, la parrucchiera dei VIP, sarebbe stata Alessia Solidani ad aver presentato ad Ilary il presunto amante. Non sappiamo di chi si tratta ma come lo stesso Totti ha ammesso. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno shock, non solo che Ilary avesse un altro, ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l'ha avuto, cosa sappiamo invece su Alessia Solidani? La vediamo spesso nelle Instagram Stories della Blasi. E, lei che cura i suoi look e che la accompagna spesso nelle numerose trasferte e nei suoi impegni lavorativi. Seguitissima sui social con oltre 60.000 followers, ha diversi saloni di bellezza a Roma, di cui uno all'Eur, zona in cui hanno vissuto fino ad ora Totti e Ilary. Tra le sue clienti non solo Ilary Blasi ma anche Michelle Hunziker, Laura Chiatti, Sabrina Perilli, Federica Nargi e molte altre. Ma l'amicizia tra Alessia e la Blasi non è cosa recente, fu infatti lei a pettinarla anche in occasione del matrimonio con Totti. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.